Come ci si rapporta alle donne che hanno subito violenza da parte di un uomo? Spiegarlo è lo scopo del corso per le competenze trasversali, organizzato dall'Università degli Studi di Bari insieme a Giraffa Onlus. 10 seminari diretti dalla professoressa Francesca Recchia Luciani, dal 3 marzo al 12 maggio, diretti a studenti, docenti, professionisti e tutti coloro che in qualche modo entrano in contatto con donne vittime di violenza. Rafforzare le competenze di chi opera a contatto con le vittime di violenza o di chi opera in qualche modo in campi che hanno a che fare con questo è uno strumento potente di prevenzione. Lavorare insieme è essenziale per prevenire, per tutelare le vittime e per contrastare il fenomeno della violenza. Nel corso della presentazione, l'associazione Giraffa Onlus, attiva nel supporto delle donne vittime di violenza, ha fornito i dati che riguardano il 2022. E del 2022 sono giunte 113 telefonate, di cui 98 donne sono state prese in carico dal centro antiviolenza Paola Labriola che Giraffa gestisce. E 5 donne sono state collocate in casa rifugio perché dopo la valutazione del rischio è stato valutato che il rischio era alto e quindi sono state collocate in casa protetta, e 4 donne invece sono state collocate in una casa in semiautonomia, che significa che possono evidentemente, a parte il periodo di sospensione dal lavoro come previsto dalla legge, poi ritornare a lavorare se sono già occupate oppure essere inserite dal punto di vista socio-lavorativo.